italiana nel pallone. E allora eccoci arrivati in call all'angolo del Costa Mercato con Costantino Nicoletti. Buongiorno Costa. Ciao Francesco, ciao a tutti gli amici di Italiana Maiorca. Bene, di cosa vogliamo parlare oggi? Allora, oggi visto che è Ferragosto cominciamo a parlare innanzitutto in questa prima brevissima parte, parliamo di Atalanta. Gran partita, grande cuore, ottima organizzazione di gioco, però poi alla lunga i valori del Paris Saint Germain sono emersi e è stata eliminata. È emerso più che altro i limiti che ha in fase difensiva l'Atalanta, quelli sono emersi, perché comunque prendere due gol nel giro di 7-8 minuti più o meno lasciano quel retrogusto un po' amaro. Poi al netto che ha fatto un'impresa l'Atalanta l'altra sera, quindi ha fatto un'impresa epica, storica, e si potrà ripetere, perché ti dico che è una piazza che oggi è molto ambita da tanti calciatori, quindi il mercato ruota molto intorno all'Atalanta. E poi una tiratina di orecchie a Gasperini che la deve dare, comunque azzardato il ragazzino che è molto bravo della primavera dell'Atalanta, inserirlo a 5 minuti dalla fine per, come coronamento di un sogno, perché forse aveva assaporato il fatto di essere già in semifinale. Vero. È stato un azzardo un po' troppo alto, cioè il Paris Saint Germain non gli puoi concedere questo, hai visto i cambi del Paris Saint Germain, Francesco, quindi è stata una cosa da libero cuore, bella che fosse riuscita, oggi osaneremmo Gasperini, però alla fine rimane un'eliminazione nei minuti di recupero. Vero, vero, tra l'altro ho visto un Mbappé che ha spaccato la partita da quando è entrato, nonostante che venga da un periodo di infortunio, sì, è riuscito veramente a... Bene, anche Choupo-Moting, insomma, è entrato, ha inciso tantissimo sulla partita, ma Riccardi, evanescente, ecco, oggi so che il giorno e l'altro dopo la partita ci sono stati insomma un po' di critiche da parte dei tifosi di Paris Saint-Germain, dove chiaramente oggi social la fanno la padrona, insomma, e quindi Wanda si è risentita per un po' di critiche. C'è una piccola polemica e te la dico proprio in chiusura di questa prima parte, che è quella a me piace la polemica, Franco, lo so, è per questo che ti stuzzico. E Domenech che dice, insomma, allenatori italiani, grandi tattici, è o solo una leggenda, quindi è andato un po' a stuzzicare Gasperini su quello che è lo sbaglio tattico della Valanta. Ha fatto lo sborone francese, comunque Coverciano, tu sei nato a Coverciano, è la patria del calcio, c'è una scuola di formazione del calcio che è riconosciuta importante in tutto il mondo. Se ti metti a fare l'elenco degli allenatori italiani vincenti che hanno apportato tante cose nel calcio moderno, anche non solo, anche quello del passato, finiamo domani a televisione. Assolutamente, quindi, insomma, da Pozzo a Sacchi, diciamo, c'è stato varie generazioni dove l'Italia ha dominato. Ci sono stati anche episodi di allenatori di altri continenti o paesi che hanno fatto bene, hanno portato qualcosa di innovativo, ma si contano le dita di una mano. Ecco, in Italia abbiamo una tradizione di tecnici. Assolutamente. Famiglia, insomma, assolutamente. Allora noi ci fermiamo per un po' di musica e poi torniamo subito con il Costa Mercato. A tra pochissimo. Italiana nel pallone. Italiana nel pallone. E allora di nuovo su Italiana FM, ancora con il Costa Mercato, Costantino Nicoletti ancora ai nostri microfoni. Cominciamo a parlare di mercato, caro Costa. Grande musica innanzitutto, prima dobbiamo ricordare i conoscimenti di Italiana Maiorca, di gran musica. A te piace la nostra musica? Momento, a me, che io adoro tantissimo la musica, quindi ascolto sempre molto volentieri. Bene, entrando sul mercato, si sta muovendo, ci sono dei rumors molto intriganti e interessanti che riguardano la Juventus. Io proprio da quello volevo partire, perché sembra che ci sia un, che poi è venuto fuori una mezza smentita, però sembra ci sia un Cristiano Ronaldo in vendita da parte della Juventus. Ed è per me una buffa, te lo dico molto onestamente, perché Cristiano Ronaldo, a parte la forza e il talento che in Spagna conoscono molto molto bene, a parte che conoscono bene in tutto il mondo, è una macchina da soldi anche per la Juventus stessa, quindi il merchandising di tutto quello che ti importa. Detto questo, la Juve deve comunque snellire un attimino la rosa, sfoltire, diciamo così, sacrificando magari anche qualche pezzo pregiato,
per salvaguardare intanto i numeri, il bilancio del club, che sì, sono fondamentali nel calcio moderno, quindi le plusvalenze che tanto magari non piacciono ai tifosi, però fanno parte di un meccanismo verissimo, ormai consolidato del calcio moderno. Secondo di poi, perché comunque dovremo capire a breve anche quale sarà la liga di calcio di Pirlo, quindi anche Andrea dovremo capire che modulo dovrà testare, come si giocherà col trequartista, con i 10 milioni, con la più attaccanti, l'attaccante e la punta singola, quindi c'è tante cose. Io penso che i più sacrificabili, oggi i giornali parlano tutti di Dybala, perché quello che ha il mercato che può portare soldi veri nelle casse della Juventus, però la Juventus di Andrea Pirlo penso tutto farà fuorché privarsi di un giocatore come sono assolutamente male. D'accordo con te. Più facile sacrifico per Nardetti piuttosto che qualche giocatore delle seconde file, delle seconde linee. Quindi prima di sacrificare Paolo Dybala, verissimo. Io volevo dare un'occhiata con te anche a quello che è il mercato delle piccole, perché c'è un Benevento che presenta Glick, ma anche dei progetti ambiziosi tra quello che è le sue idee di mercato. Pertanto volevo sapere da te non solo Benevento, ma quello delle piccole, qual è il mercato che ritieni un po' più interessante. Allora, Benevento è rinomata, è storica la passione, la presenza nel calcio italiano del presidente Di Bonito, che ha speso molti più soldi nelle categorie inferiori che magari in Serie A. Vuole rimanere in Serie A, c'è Inzaghi, sono che siede sulla panchina del Benevento, quindi tanti campioni del mondo del 2006 che hanno intrapreso una brillante carriera di allenatori, l'ultimo della fila è appunto Andrea Pirlo, e a breve forse sentiremo parlare anche di Daniele De Rossi. Quindi di conseguenza io penso un Benevento che sarà molto attento, con la gente motivata, Pasquale Poggio, direttore sportivo puntato, con la gente motivatissima per non fare la comparsa in Serie A come è successo in passato. Perfetto. E delle piccole c'è, cioè, un po' di cambi di panchine, vediamo, piccole tra virgolette, Torino, Sampdoria, Cagliari, quindi sono piccole relativamente. Piccole grandi. Piccole grandi, non sono dei top club, ma delle società importanti che comunque investono tanti soldi anche sul calcio mercato. Benissimo, un ultimo sguardo è a un nostro ex amico. Io volevo sapere da te, e ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, il parere sul ritorno di Pantaleo Corvino a Lecce, che è un ritorno comunque di un direttore sportivo importantissimo, soprattutto in una regione che ha subito questa retrocessione non meritata, secondo me, alla fine. Sì, era un po' scritto che invece sarebbe retrocesso, per Pantaleo Corvino, che sai il legame speciale che ho con lui, quindi ho iniziato a lavorare nel calcio anche grazie a lui, sono originario della sua stessa terra, e ti dico, è stato un discorso affettivo, tornare in una sua terra, dove diciamo tutto è iniziato, ma anche di progettualità, perché la voglia della proprietà di fare le scritte italiane è quella di costruire Lecce in prospettiva, importante tornare in Serie A, ma anche nel trascinare più grande che ha fatto la Corvino, scoprire talenti, ecco, diciamo, c'è un piano, e fare anche cassa, quindi, perché le società sono sempre più orientate all'autofinanziamento, quindi un direttore, un manager come Pantaleo Corvino è la persona più indicata per ripartire. Era l'unico progetto forse che lo stimolava in questo momento, dopo 600 gare in Serie A, diverse partecipazioni in Champion, insomma, già giocatori scoperti e venduti e trattati, comprati importanti, e forse era il giusto coronamento di una carriera importante, concludere e terminarla a casa sua, nella sua terra. E allora, dagli affetti di Corvino alla preparazione del nostro Costantino Nicoletti, lo ricordiamo per chi non lo avesse visto di recente, diciamo, in partecipazione a Sport Italia nel salotto di Criscitiello e per nulla. E allora noi ti salutiamo e ti attendiamo per il prossimo Costa Mercato, sempre onorati di averti qui con noi. Grazie a te, è una parentesi molto piacevole e divertente, speriamo che i nostri amici di Italiana Maiorca non si annoino e si divertono ad ascoltarci, e alla prossima settimana, e auguro buon Ferragosto, quindi che la giornata di oggi sia di totale relax dopo un'annata un po' particolare, passatemi le opinioni, ok? Perfetto, grazie mille a Costantino. Allora noi continuiamo con un po' di musica e poi Italiana del Pallone torna tra pochissimo. Italiana nel Pallone.